Andiamo avanti. E allora siamo in un momento strano, siamo in un momento che parliamo di legalità, che andiamo a eleggere delle persone che non si capisce, siamo in un momento che il Parlamento, c'è più inquisiti in Parlamento che chiare Bibbia. Io, sembra, quando entri in Parlamento sembra una comunità di recupero, cioè ci sono, ma ci sono 24 parlamentari condannati in via definitiva, cioè in Cassazione, condannati. Condannati dentro il Parlamento che legiferano. Oggi le leggi vengono fatte dai fuorilegge. Come cazzo? Che paese è questo qua? C'è. E allora ho chiamato i giornali, ho chiamato le televisioni, ho chiamato le radio, ho detto mettete la lista, la gente deve saperlo perlomeno, così se va a votare e te vede quelli lì non li vota, oppure fa sì che non vengano presi dai partiti. Ditelo, la conoscenza. Non c'è stato né un giornale, né una radio, né una televisione. Allora l'ho messo sul blog, non è successo quasi niente neanche sul blog. Allora abbiamo fatto una colletta e abbiamo comprato una pagina del più grande giornale quotidiano del mondo, l'Herald Tribune, 1 milione di copie, è uscito in tutto il mondo, ve lo faccio vedere, clean al Parlamento pulito, e c'è scritto in inglese, c'è scritto siamo cittadini italiani esasperati. Noi vorremmo conoscere se al mondo esiste un paese con 23 lì, sono 23, ma se ne è aggiunto un altro, ogni settimana se ne aggiunge uno, non ci sto dietro. Se vorremmo sapere se esiste un paese che ha 23 parlamentari condannati in terzo grado in Parlamento. Vorremmo conoscere se esiste un paese così nel mondo, perché se esiste vorremmo proporre un gemellaggio, perché ci sembra anche giusto. Ci sembra giusto. Bene. Mi ha scritto il Turkmenistan mi ha scritto. Mi ha detto noi a 24 non ci arriviamo, massimo 11. Poi mi scrive Nuova Delhi, il Parlamento di Nuova Delhi, India, la più grande associazione pacifista del mondo, la Gandhi Peace Foundation, 42 milioni di iscritti. E mi scrive una lettera commovente, la potete andare a leggere sul blog. E mi scrive, Presidente, siamo felici che dall'altra parte del mondo ci siano persone come voi che fanno le stesse battaglie che facciamo noi per il Parlamento pulito. Però noi vorremmo mettervi a conoscenza che abbiamo risolto. Noi abbiamo preso 16 parlamentari che rubavano e in 24 ore l'abbiamo mandati fuori dal Parlamento a calci nel culo. E mi mandano le foto dei parlamentari che hanno mandato fuori. Eccole. Adesso arrivano, c'è la Lega un po' lenta. Ora in India li mandano a calci nel culo fuori e noi ci guardiamo, non succede niente in questo paese, niente, ma com'è possibile? Io dico com'è possibile? Perché magari non si sanno le cose, ma cazzo, non si sanno. Allora, vediamo chi sono i parlamentari, sono questi qua, via. Ecco, questo è il meetup, poi vi spiego chi sono. Sono amici di Grillo che sono in 100 città, che si organizzano, prendono informazioni, sono strepitosi. Il meetup di Torino, amici di Grillo, ha fatto questo, ve lo propongo. Eccolo qua. Ora vi faccio vedere una cosa prima di andare avanti. Sentite cosa ha detto il nano maledetto sul fatto se ci sono degli inquisiti o dei condannati in Parlamento. Cosa diceva Berlusconi in televisione su questa cosa qua? Bene, senti, ecco, vai. Viene colto con le mani nel sacco ad evadere il fisco, poi si dimette da politico. Questo è d'accordo. Uno che viene colto con le mani nel sacco e che subisce una condanna definitiva in cui si dimostra che lui è stato evasore del fisco, io credo che abbia il buon gusto di mettersi da parte. Sì! In tutto il mondo, eccoli qui, quelli che si sono messi da parte, vai, parlamentari condannati in via definitiva, via la luce da me, via, Berruti, Bondi, Bonsignore, Bossi, Cantoni, Carra, Cirillo Pomicino, Dell'Utri, Del Pennino, De Michelis, De Rigo, Frigerio è un parlamentare stranissimo, è uno che esce dal Parlamento tutte le mattine e deve andare a firmare dai carabinieri, poi rientra in Parlamento, ma solo da noi succedono queste cose qui, ma è roba da pazzi, vai. Galvagno Giorgio, ex sindaco di Asti, io 20 giorni fa sono andato a dare alle 9
davanti al giudice della pretura di Asti, perché mi ha denunciato, perché io in un teatro ad Asti ho detto che lui quando era sindaco ha inquinato una falda acquifera attraverso una discarica abusiva, è stato condannato a 6 mesi in terzo grado, l'ho detto, e lui ha denunciato me, lui denuncia me. Il giudice, quando eravamo lì insieme tutti e due, diceva: ma chi è dei due il delinquente? Non capiva. Bene, Galvagno, gli annunci la Malfa, Maroni, Rolandin, Salini, Sgarbi, Sodano, Sterpa, in panchina Tomasini, Visco, Vito. I reati condannati per tangenti: Berruti, Bossi, Frigerio, Sterpa. Di Sterpa non c'è neanche una foto della comunione, chi cazzo sarà sto qua, io non lo so. Beh. Condannati per corruzione: Bonsignore, Cantoni, De Michelis, Vito. Condannati per finanziamenti illeciti: Cirino Pomicino, Del Pennino, De Michelis e La Malfa. Ma vi sembra ancora normale? Un mese fa, se circa, mi chiama a casa Cirino Pomicino, che è un napoletano psichiatra simpatico. Sento: pronto? Scusi l'ardire. Cioè, scusi l'ardire, certo, ma che cazzo sta, che cosa? Cioè, sono Cirino Pomicino, guardi, mi scusi se la chiamo così a casa, io devo dirle una cosa, certo, mi dica, lei fa un errore sostanziale per il Parlamento pulito. Certo, che errore? Lei confonde la politica con la giustizia. Te lo giuro, Don Cirino, dov'è fisicamente in questo momento? Perché vengo lì e le strappo i marroncini, quelli che c'ha, le Waller, gliele strappo subito. Ma no, ma qua già fai, non deve fare così. La prende male, io in fondo sono stato eletto, votato da 45.000 persone, sempre dei referenti, 45.000 che l'hanno eletto. Allora, Don Cirino, ma i 45.000 che l'hanno eletto e l'hanno rieletto, lo sapevano che lei era condannato in terzo grado? Clic, ha messo giù: sfacimmate mamma, te zia, te tesore, te frate. Ha messo giù. E allora abbiamo un mezzo straordinario. Abbiamo un mezzo straordinario. Allora che cosa dobbiamo fare? Se le cose le conosciamo ci fregano di meno, ci fregano di meno. Allora almeno dovremmo pretendere che quando andiamo a votare ad aprile sulla scheda elettorale ci sia per legge la fedina penale di quello che è lì per essere votato. Così ognuno si sceglie il pregiudicato che gli piace di più.